cerchiamo moto versatili capaci di portarci a lavoro, ma anche in vacanza o semplicemente in un giro sulle nostre strade preferite. Per i caschi vale lo stesso discorso? Beh, secondo Scorpion Sports, il loro ADX1 nasce proprio per questo. È un vero re del trasformismo, c'è una configurazione per ogni situazione. All'avventura con il frontino, integrale semplice togliendo il frontino, oppure anche convertibile ma solo da fermo. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo mago del trasformismo nella nuova puntata di Motor Unboxing. Dai che si va! Come da tradizione iniziamo parlando della calotta. Quella dell'ADX1 è disponibile in due taglie per contenere peso e dimensioni. La calotta interna è realizzata in EPS a densità variabile, una soluzione che permette di dissipare l'energia in caso di impatto. Per migliorare la resistenza, anche la mentoniera è realizzata in EPS. Data la sola omologazione come casco integrale, gioca un ruolo fondamentale la ventilazione interna, che sullo Scorpion ADX1 è assicurata da quest'ampia presa d'aria sulla mentoniera, regolabile su due posizioni, e al sistema Scorpion Air Channel sulla sommità della calotta. Convincono anche gli interni della ADX1, che sono realizzati in contour 3D e rivestiti con il tessuto brevettato Quick Wick 2. Tessuto assorbente, traspirante, morbido sulla pelle e ipoallergenico. Inoltre ci sono dei cuscinetti Quick Fit ideali per inserire gli occhiali senza problemi, oltre che un paranaso molto malleabile e il sottogola amovibile, così come tutti gli interni che sono ovviamente sfoderabili e lavabili. Un occhio di riguardo è stato dedicato anche a chi ama equipaggiare il proprio casco con un auricolare Bluetooth. Infatti all'interno ci sono dei pratici svasi per posizionare gli altoparlanti. Sulla DX1 la visibilità non si presta a critiche, perché la visiera è molto ampia ed è dotata inoltre di Pinlock Max Vision già montato. Molto comodo il sistema che permette alla mentoniera di accoppiarsi in maniera automatica alla visiera quando questa è aperta e vogliamo andare ad aprire la mentoniera. Vedete che poi dopo tornano insieme accoppiate al loro posto. Per le giornate di sole, come si conviene ad un casco touring, non poteva mancare il visierino parasole, che è facilmente azionabile anche con i guanti invernali. A prova di svogliato invece è il sistema di chiusura con meccanismo microlock. Lo Scorpion ADX1 è leggero ma non leggerissimo, 1700 grammi in taglia M, le altre taglie vanno dalla XS alla XXL. Prezzo? 250 euro per le versioni monocromatiche, 30 euro in più, quindi 280 per quelli con le grafiche.